Allora, prima di iniziare con le recensione di oggi vi ricordo che c'è un'offertona ancora per poco sul sito di Pampling che trovate linkato in descrizione qui sotto, ovvero tutte quante le magliette in catalogo costano 11 euro 11 centesimi, e per ogni maglietta che comprate avete un paio di calze a sorpresa in omaggio. In più, se aggiungete un ulteriore paio di calze, stavolta a vostra scelta, e usate il codice VILASZLO, il paio di calze non lo pagate. Quindi avete... Tutte le magliette 11,11 11 euro. Ogni maglietta vi dà un paio di calze a sorpresa. In più, avete un altro paio di calze a scelta gratis se usate il codice VILASZLO il che significa che ho fatto una bella scorta di calzini per l'inverno, che male sicuramente non fai. Sono impressione di metto alcune delle magliette più carine in catalogo in questo momento. Eh, trovate i link alle singole magliette che vi sto mostrando in descrizione qui sotto, ma in descrizione trovate anche il link all'intero catalogo, così date un'occhiata e magari ne trovate altre che sono più di vostro gusto. Ma ora, bando alle ciance, iniziamo subito con la recensione di oggi. Sigla. Allora, sono rimasto molto sorpreso perché nell'ultimo periodo ciò che mi avete chiesto eh, di parlare qui sul canale maggiormente è un film italiano, cosa che non succede molto spesso, c'è sempre diffidenza nei confronti dei film italiani, quindi sono molto contento. È un film uscito più di due settimane fa che io non avevo ancora avuto modo di recuperare un po' perché prima ero andato a Lucca, poi... Eh, tornato a Lucca, ho dovuto recuperare un sacco, un sacco di cose, mi sono anche ammalato, non avevo tempo di andare al cinema. Ci sono andato lo scorso venerdì e volevo parlarne: perché, secondo me, ci sono diverse cose da dire ed è anche un fenomeno molto interessante da un punto di vista commerciale, che sta funzionando tantissimo. Mi riferisco ad un film del 2023 per la regia di Paola Cortellesi ed è C'è ancora domani. Il primo film da regista di Paola Cortellesi, artista che io ho sempre stimato, sia come attrice comica che come attrice drammatica, una che negli ultimi anni si è data molto al cinema, al teatro, al cinema diciamo che come attrice ha partecipato ai film più disparati, in moltissime commedie non proprio fantastiche, diciamocelo, però ha avuto un periodo in cui era una delle attrici italiane più quotate, per cui eh, è bello che abbia sfruttato la sua partecipazione a film magari non proprio fantastici per avere una popolarità tale che la portasse a fare qualcosa che eh, la soddisfacesse a livello registico. Inizio col dire che come debutto la regia è ottimo perché per quanto sia un film in tra dramma e commedia e si rida anche abbastanza, è un film che ha una regia con un'idea molto forte alla base. Ci sono un paio di scene che hanno dei guizzi straordinari che mi hanno veramente stupiti, stupito. Scusate. Poi, coraggiosa la scelta di proporre un film che è pensato per il grande pubblico, in bianco e nero, che è un espediente visivo che molto spesso non piace al pubblico, perché il bianco e nero ti rimanda al film vecchio e la gente non vuole vedere film vecchi, non si sa bene perché, però qui ci può stare, anche se io l'avrei sporcato un po' di più, è un bianco e nero troppo pulito, perché vuole riferirsi e omaggiare i film eh, neorealisti, perché è comunque un film ambientato nell'immediato dopoguerra, eh, del secondo dopoguerra ovviamente, eh, a Roma, quindi è un film che un po'... Eh, si, si riferisce, richiama eh, Roma città aperta, un po' Paesà di Rossellini, insomma non è che volesse mettersi a paragone, voleva omaggiare questi film e, e poi ha scelto il quattro terzi, che non è un formato molto contemporaneo, che viene ancora utilizzato quando si vuole comunicare una certa idea, quindi qui era più che altro un richiamo visivo ai film di una volta, ai film di un tempo, ai film degli anni 40 e 50, soprattutto italiani. Per cui è già coraggioso che tu faccia un film per il grande pubblico in questo tipo di formato, con questo tipo di espediente visivo. Non è scontato, così come non è scontato che un film di questo tipo riesca a totalizzare quasi 13 milioni di euro in due settimane. È uno dei film col maggiore incasso in Italia di quest'anno, ha già vinto il biglietto d'oro e presumibilmente... Le daranno anche il David del, del pubblico, dello spettatore, quello che sancisce il, il più grande successo dell'anno, vinto dall'anno scorso da Aldo Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, per eh, Il Grande Giorno, un film che a me non aveva fatto impazzire, però ci poteva anche stare, volendo, che aveva incassato poco più di 7 milioni di euro, diventando il film, l'incasso italiano perché è questo che si premia, eh, più grande del 2022. Questo in due settimane è riuscito quasi a raddoppiare l'incasso di quel film. Come mai Paola Cortellesi è riuscita in questo grande miracolo? Secondo me il motivo è molto semplice. È un film che parla di tematiche importantissime, tematiche femministe e che, eh, lo fa molto bene, e che... Propone una cosa diversa. Se ci pensate oggi fa tanto la nostalgia, no? Come era bello quell'epoca, ma quanto si stava si stava meglio quando si stava peggio, questi, questi mh, discorsi molto generici. Ecco, la Cortellesi ci ricorda che c'è stata un'epoca, c'è stata un'Italia in cui la semplicità la faceva da padrone, ma forse quella semplicità che è tanto decantata da molti non era poi così idilliaca. Sì è vero che noi abbiamo perso il senso della semplicità è vero che una volta era tutto più facile ma c'erano anche tantissimi lati negativi come il modo in cui venivano trattate le donne è un film femminista molto al femminile ma fa tutto questo in maniera sicuramente interessante in maniera non forzata però lo fa anche in maniera un po' semplicistica in alcuni momenti in altri no in altri c'entra il punto alla perfezione è un film che, però, su tante cose rimane un po' in superficie. Perché? Perché se lo vuoi vendere a un pubblico ampissimo, devi mantenerti sulla semplicità. E questo per me non è un difetto. Semplicemente è un modo per mantenere un equilibrio tra il mandare un messaggio forte e il riuscire a farlo presso un pubblico enorme. Se avesse fatto un film tessé, non vendibile al grande pubblico, magari avrebbe centrato il punto per tutta quanta la durata ma l'avrebbero visto in 12. Allora forse a un certo punto è meglio fare un film che in parte soddisfi quel pubblico che si vuole guardare la commedia leggera e che in parte invece possa mandare un messaggio molto forte, farti capire che sì, nella contemporaneità le donne hanno sicuramente raggiunto maggiori libertà, ma c'è ancora tanto da fare, perché alcune cose che vediamo non sono molto diverse da certe situazioni che si possono trovare nella realtà dei giorni nostri. Questo, secondo me, è il punto più interessante del film, così come anche un finale che mi ha sinceramente sorpreso. La Cortellesi interpreta Delia, che è una donna succube di un marito terribile, Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea un uomo violento, uh, cattivo che ha una motivazione assurda per fare quello che fa e devo dire che anche qui eh, può sembrare un personaggio estremo, ma non sono personaggi che esistevano solo negli anni 40. Persone come Ivano purtroppo esistono anche oggi e ti fanno capire che forse le cose non è che sono proprio cambiate tantissimo. La differenza è che adesso quello che viene fatto dagli uomini in questo film non è magari uh, la norma totale e se si vedono situazioni come queste, si dice qualcosa e si cerca di fare qualcosa, all'epoca venivano completamente ignorate perché era la normalità. E vediamo diversi modi di uh, reprimere le donne. C'è quello di Ivano che è violento, uh, che si manifesta attraverso le sberle, i cazzotti, i pugni. E poi ci sono altri modi che sono una repressione... Sempre decisa, ma magari non violenta da un punto di vista fisico, ma psicologico. Una donna parla e gli viene detto: Ma tu cosa vuoi? Ma stai zitta, chiudi la bocca, vai in cucina. Che sono poi le classiche frasi maschiliste che sentiamo eh, anche oggigiorno. Sono residui di un'epoca che non è mai finita davvero, che si è un po' nascosta nelle pieghe della nostra realtà. E la Cortellesi è riuscita a fare tutto questo con una regia, secondo me, buonissima, semplice in molti momenti, quindi campi contro campi abbastanza eh, regolari nelle scene di dialogo, ci sono dei totali interessanti e poi ci sono scene come quelle di ballo, se vogliamo, che a me hanno lasciato un senso di peso sul petto, che non vi sto a dire, mi hanno veramente colpito, una bellissima messa in scena, a mio eh, modesto parere, e c'è un ragazzo che mi ha scritto e mi ha detto, questo è stato il mio primo lavoro per il cinema come... Effettista, come tecnico degli effetti speciali, come ti sembra il risultato che il team di cui ho fatto parte ha raggiunto? Io stavo pensando, ma di che effetti visivi parla? C'è una scena dove i personaggi sono giovani ed è CGI. Io, francamente, devo fare un applauso a tutti quelli che hanno lavorato agli effetti visivi di questo film perché io ero convinto che fosse make up. Per me, un effetto riuscito meglio che in certi film statunitensi visti negli ultimi anni. Ci sono rimasto, perché io pensavo addirittura che fossero attori somiglianti che col make-up erano stati resi simili a loro. Invece CGI, complimenti, bene, sono molto contento, un utilizzo consapevole, non esagerato, perché comunque sono momenti che durano pochi secondi, che hanno il loro bell'effetto, quindi bravi, complimenti davvero a tutti, perché comunque... Ci sarebbe più bisogno di film del genere. La Cortellesi ha intercettato l'esigenza del pubblico di avere qualcosa di diverso, senza che però si cambiasse troppo la forma. E quindi, ti dà il film con alcune battutine facili, con personaggi un po' peculiari. Ad esempio, io ho trovato un personaggio importantissimo, quello del padre di Ivano, il soro Torino. Interpretato magistralmente dal grande Giorgio Colangeli, che per l'appunto è un personaggio che... Ti dà qualche spiegazione sul perché Ivano sia così perché forse il padre è peggio del figlio e fa abbastanza ridere perché perché la volla cioè fa, il personaggio è terribile però fa ridere il modo in cui si comporta perché è volgarissimo dice sempre quello che pensa e ogni cosa che dice è allucinante sembra lo zio Racus di The Boondocks una roba allucinante. La Cortelesi è stata brava perché ha infarcito il film di volgarità che però non sono mai troppo esagerate, e anzi sono contestualizzate con il retaggio molto popolare terra-terra dei personaggi. La Cortelesi ti racconta la povertà e la miseria, e ti racconta anche il fenomeno degli arricchiti che si comportano come fossero dei iconi e che devono la loro istantanea e improvvisa fortuna a affari poco puliti e moralmente condannabili. Eh, portati avanti durante la seconda guerra mondiale. Ci sono tante persone che purtroppo lo sappiamo, si sono arricchite magari comprando le case eh, a, 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 agli ebrei che cercavano di fuggire, che le vendevano per due soldi pur di avere qualcosa per il viaggio. Persone che si arricchivano con la borsa nera, tante famiglie si sono arricchite in questa maniera sulla pelle degli altri, e questo è un argomento che spesso esce fuori. Nel film, ma così come anche esce fuori l'argomento del come le donne venivano trattate, si parla anche del voto che veniva concesso alle donne la prima volta, a come gli uomini reagivano a questa cosa. In generale, c'è tutto un sottotesto politico che il film tira fuori in maniera sotterranea, senza mai metterlo al centro per davvero, fino ad arrivare a un momento in cui in realtà acquista un senso e un'importanza maggiore. Quindi, io questo l'ho apprezzato tanto. Uh, il fatto che comunque si parli di quello che ha fatto Mussolini, di come l'Italia si è ridotta dopo la guerra uh, e si parla anche di questa semplicità, mettendoti però il dubbio: ma davvero si stava meglio quando si stava peggio? Non è che forse è una cazzata, non è che è una frasetta che si butta lì, ma che forse se andiamo a vedere la verità storica non è propriamente vero? Perché questi sono discorsi un po' da boomer, eh, adesso sentiti lì con i cellulari e non ci si parla più. Una volta eh, c'era il silenzio perché il capofamiglia leggeva il giornale, la moglie stava lì a lavare i piatti, i bambini venivano mandati a letto con perentorietà. Non è che le cose siano tante diverse. Gli atteggiamenti umani sono un ciclo che. Eh, ricorre sempre, quindi francamente quando io sento dire si stava meglio quando si sta peggio, sono tutte puttanate. È ovvio che se io penso al periodo in cui non c'erano i cellulari e il web, dicevo: Beh, forse si stava meglio perché eravamo più uniti. Il web che ci dovrebbe unire di più ci divide. Ok, poi però ci ripenso e dico: No, in realtà. Tante cose da allora sono migliorate, non si può lasciare che la nostalgia solo perché sono situazioni vissute in gioventù eh, venga posta in una posizione di superiorità rispetto alla contemporaneità. Ogni epoca, io credo, abbia i suoi alti e i suoi bassi. Ci sono cose magari di un'epoca che posso più apprezzare rispetto ad un'altra, ma che magari poi nascondevano dei problemi che nell'epoca successiva non c'erano. Quindi. Per me ogni epoca ha le sue luci e le sue ombre. La cortellesi cerca di farti capire che eh, le donne venivano trattate in un certo modo, che forse ancora oggi vengono trattate in quel modo, ma eh, in maniera diversa. Ecco, il modo in cui reagisce Delia ai soprusi di Ivano è particolare, perché per tutto il film viene detto perché non te ne vai, perché non scappi. Effettivamente, però ci sono delle motivazioni che il film ti fa capire, magari non vengono dette a voce poi... C'è eh, secondo me questo personaggio, Nino, interpretato da Vinicio Marchioni, che è un po' un, è un, po un mastroianni, no? Mm, questo meccanico affascinante, che però sembra un personaggio positivo, ma se lo guardiamo nel complesso non è così positivo. Alla fine anche lui è uno stronzo in maniera diversa rispetto a Ivano, ma è sempre uno stronzo. Io ho apprezzato molto le interpretazioni, dalla Cortellesi a Marchioni, a Mastandrea. Mastandrea, secondo me, lui e la, la Cortese sono fantastici e Mastandrea è uno dei mattatori del film, perché riesce a rendere questo personaggio disgustoso in una maniera fantastica e non è un personaggio piatto, è un personaggio che non ha un'evoluzione positiva, ma che comunque ti fa capire che c'è più delle motivazioni che ti danno. Forse quelle che ti danno non sono neanche le reali motivazioni, ti fa capire che è un uomo veramente piccolo. È un personaggio di un certo livello, così come Delia è una donna forte che però è costretta a tenere la sua forza per sé, a non mostrarla troppo. C'è una cosa che fa a un certo punto del film che effettivamente ti fa capire quanto lei sia grintosa, ma quanto questa grinta non possa tirarla fuori in maniera plateale perché è pericoloso per lei. Questo io lo apprezzo, ho adorato il modo in cui la Cortellesi è riuscita a rendere questo e c'è anche Manuela Fanelli, la Fanelli è un'attrice che io sono contento che sia emersa tanto negli ultimi anni, se vi ricordate lei, una delle sue prime apparizioni che ci possiamo ricordare era la moglie di Checco Zalone nel video della canzone Immigrato che c'era poi, che, che era quella promozionale per il film Tolo Tolo, la moglie era lei, poi ehm, con una pezza di Lundini e altri prodotti è venuta sempre più fuori, fino a che adesso sta facendo diversi film, e a mio modesto parere è veramente bravissima. Io l'ho adorata ad esempio in Call My Agent, che interpreta Luana, dove interpreta Luana Pericoli, personaggio divertentissimo. È un'attrice comica diversa dal solito. Punta molto sulla sua romanità, ma è anche capace di mantenere ruoli drammatici. Lei è molto agrodolce eh, a livello proprio di abilità attoriale. È perfetta per quei ruoli comici, ma che nascondono qualcosa in più, come il personaggio di Marisa in questo film, che è l'amica... Del personaggio della Cortelesi di Delia, che in un certo modo lei cerca di aiutarla, ma capisce che in quanto donna non verrebbe ascoltata. Ma è stata più fortunata di Delia. È lei che comanda in casa e, e ha questo amore affettuoso per un marito molto più tranquillo rispetto a Ivano, che la rispetta. Non ci sono momenti in cui il marito di Marisa la sovrasta, anzi, lei dice di fare una cosa e lui la fa col sorriso sulle labbra perché capisce che non glielo sta ordinando veramente. Per cui è un personaggio positivo e questo film non vuole dirti le donne sono forti, gli uomini sono tutti stronzi. Ti vuole dire che certi uomini sp spadroneggiavano, cioè una volta il marito di Marisa era l'eccezione. E l'ivano il marito, cioè il suocero di, di, di quel futuro suocero di Delia e altri uomini l'altro suocero, il, il, il padre di Ivano, e altri uomini spadroneggiavano, erano uomini terribili. Adesso, invece, ci sono ancora uomini come questi, ma si cerca che quella non, di far sì che quella non sia la norma. Ma non ti sta dicendo che gli uomini in quanto tali sono tutti stronzi. Non fa questa cosa qua, che poi c'è tutto il discorso del not all men non bisognerebbe dire, eh, però non tutti gli uomini sono così, perché grazie a cazzo non è quello il punto, lo so. Però la Cortellesi, siccome sa che se lei... Prende un film e ci mette tutti gli uomini che sono stronzi, la gente direbbe: Ho capito, ma non è così perché il Not All Man è una cosa che purtroppo viene spontanea, no? Vedi il film di Barbie, però nel film di Barbie c'era il problema che gli uomini erano degli idioti o dei molestatori, tutti, anche nel mondo reale, non c'era lo stacco tra la stupidità degli uomini nel mondo delle bambole e il mondo reale, mentre invece nel mondo reale le donne erano tutte normali, gli uomini sono tutti scemi. Ok, uno dice: Qual è il problema? Il problema è che questa cosa ti butta un po' fuori dal film perché dici ma non ha senso cioè come mai nel mondo cioè non c'è lo stacco tra mondo reale e mondo, mondo fittizio questo è il senso qui la maggior parte degli uomini sono così perché in quell'epoca purtroppo quella era la normalità però lei dice ok ricordiamo che ci sono anche altri personaggi però li mette sullo sfondo gli uomini crudeli sono quelli messi in primo piano ed è giusto che sia così perché ti vuole raccontare una realtà che c'è stata e che non è mai realmente finita. Ha dovuto fare questa cosa. Ha dovuto prendere anche gli esempi di uomini positivi, perché altrimenti il pubblico non avrebbe accettato questa cosa. Non avrebbe accettato l'idea del. Eh, ho capito, ma non è che sono tutti così gli uomini. Lei ha eliminato il problema alla base. Ha eliminato il problema della solita argomentazione not all men, che come abbiamo detto, grazie al cazzo. Perché il punto è che tu sposti col not all. Qual è il problema del non tutti gli uomini? Il not all men. Così si chiama questa, questa querel, diciamo, questa, questa fallacia argomentativa, crea un problema nell'argomentazione, nella discussione, perché tu stai spostando il problema delle donne abusate sul fatto che sì, ma gli uomini, non tutti, tu sposti il problema dalla donna all'uomo e fai diventare ancora protagonista l'uomo facendola passare come vittima in un momento di abuso. È ovvio che non tutti gli uomini sono così. Poi ci sono situazioni in cui viene talmente detto tutti gli uomini così 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 che è normale, come dico, ho capito. Però non proprio tutti. Quindi è anche una fallacia argomentativa che viene normale per il tono che può assumere una discussione. È una cosa molto difficile da far capire, da far comprendere, e non voglio sviscerarla qui perché poi forse non sono neanche la persona più adatta perché non ho magari degli studi sull'argomento che mi rendono qualificatissimo. Sta nel fatto che in alcuni momenti posso capire che ad alcuni vengano a dire: Cazzo, sono uomo, stai dicendo tutti gli uomini sono così, io non ho mai fatto niente di questo, permetti che lo dica, da uomo lo capisco che venga a dirlo, però. È anche giusto che ci si fermi a pensare e dire: sì, ok, è vero, non tutti gli essere così, ma grazie anche al cazzo. Ma non è quello il punto. Perché se tu sposti la discussione ancora una volta sugli uomini, la donna non avrà mai quella giustizia anche nell'argomentazione argomentazioni e nella discussione che si meriterebbe. Quando si sta parlando di abusi, di femminicidio e cose di questo tipo terribili, ok? Per cui capisco il perché ci sia la cosa del not all men, non va bene, lo capisco. A Cortellesi, forse ha capito questa cosa e ha detto siccome è un film per il grande pubblico, bisogna anche bypassare questa problematica che ci sarebbe. Allora mettiamo anche dei personaggi positivi. Perché ci sono, è ovvio. Però in, in primo piano, a livello di figure maschili, ci sono quelle negative, perché è quello che voleva raccontarti, molto semplicemente. E quindi ti racconta un'italietta, un mondo chiuso, un microcosmo fatto nel rione, manco nel quartiere, no? con le beghine, le, 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 le donne che stanno lì a cucire, a spettegolare, gli uomini che sono quelli no? che escono, io uomo, io porto a casa pane, tu donna, tu lava piatti, capito? Tutti questi stereotipi che però hanno un fondo di verità, la cosiddetta italietta, no? quel, quel microcosmo un po' arretrato, però dove tutti bene o male hanno trovato un loro equilibrio, malato in alcuni casi. Ma c'è equilibrio. Questa casetta con le stanze aperte, umile, un seminterrato. questa famiglia numerosa, due figli e una figlia grande. Una figlia grande che comunque sta affrontando la crescita, disprezza il modo in cui la madre si fa trattare, ma allo stesso modo, allo stesso tempo cerca comunque di essere solidale con la madre e disprezza seriamente il padre. Insomma, è una, una, un microcosmo meraviglioso che la Cortellesi ha saputo raccontare alla perfezione e come difetto beh allora volendo per me è la semplificazione che capisco che è necessaria perché però in alcuni momenti è un po' troppo esagerata però ad esempio la colonna sonora è fantastica sia i brani non originali che i brani originali poi una cosa che io ho, ho, ho apprezzato è il fatto di prendere brani musicali che non c'entrassero nulla con il periodo in cui mi è andato il film che sono perfetti come commento musicale hai eh, magari prezzi degli anni 70 80 in scene che rappresentano il 1946-47, ma è funziona, è interessante, è bello da vedere, perché ha cercato di, di mantenere questo equilibrio tra passato e presente, anche da un punto di vista tecnico e non solo concettuale, perché il senso del film è paragoniamo il passato col presente e vediamo se le cose sono realmente cambiate come pensiamo. E lo fa anche da un punto di vista musicale, ma anche registico, la regia non vuole scimmiottare quella dei film dell'epoca, è una regia contemporanea ovviamente. Per cui è un film che tratta il passato con un costante paragone al presente. È un film che ti parla di un passato attualizzato in un certo senso, sotto molti punti di vista. Io questa cosa l'ho adorata. Per cui brava Paola Cortellesi, bravi tutti i produttori, gli attori, perché questo è un gioiellino. Poi è un film che magari poteva durare dieci minuti in meno, ma io comunque me lo sono gustato molto, non l'ho trovato troppo lungo. Eh, magari registicamente si vede che è un'opera prima, ci sono dei guizzi, e delle cose interessanti, poteva essere diretto anche meglio, ma magari sì, però diciamo che già rispetto alla media dei film ipercommerciali che vengono proposti al pubblico ha una regia comunque lodevole, per cui non è un film particolarmente difettoso, io ho sentito alcuni dire sì, però un punto di vista troppo femminile, che è un difetto, è fatto apposta, è un film che vuole parlarti di donne, poi ecco, vogliamo parlargli di un difetto, forse i personaggi secondari, per quanto funzionino... Hanno un'evoluzione un po' poco interessante. Ci sono città, ad esempio, c'è cioè quella merciaia, quella che è la merceria. Secondo me è un personaggio interessante che ha avuto poco spazio e mi sarebbe piaciuto vedere un po' di più. Le donne che spettegolano con lei sono un po' troppo sullo sfondo. Io magari avrei dato più risalto ai personaggi secondari, che non hanno una grande spinta evolutiva. Questo è forse l'unico vero difetto del film. Però, per il resto... È un film che funziona, è ad avercene, sia per il successo che sta avendo a botteghino, sia per il messaggio che manda. Un film femminista realizzato con tutti i crismi che parla anche agli uomini, secondo me. È una cosa per me anche interessante perché un film femminista è giusto che parli agli, parla alle donne, ovviamente, ma è giusto che parli anche agli uomini, ma non mettendo loro come protagonisti. Parla agli uomini come a dire riconosci qualche atteggiamento in queste cose qua? perché se l'hai avuto c'è un problema non è che punta il dito ma magari tipo da uomo da uomo io guardo i miei e dico ma io a me è mai capitato di magari so, di, di, di pensare di una donna anche in passato che non poteva fare questo in quanto donna cioè ho pensato il me del passato ha commesso alcuni di questi errori e il me del presente magari inconsciamente ha attuato alcuni ovviamente non, non parlo della violenza che quella mai quella assolutamente mai, non mi permetterei mai, è una cosa che mi disgusta. Però parlo di atteggiamenti non violenti da un punto di vista fisico, ma magari di: Ma tu cosa vuoi? Non, a me non risulta, però ci ho riflettuto. Ho detto: Ma io mi sono mai comportato anche solo per sbaglio in mani, mettendomi in superiorità rispetto, rispetto a una donna in quanto uomo? Mi, ci ho riflettuto, eh? mi sono chiesto. Se effettivamente è un film che parla agli uomini in quel senso. Perché il femminismo, secondo me, deve in parte parlare anche agli uomini. Per portarli a riflettere sui loro comportamenti. Perché qua si dice sempre: il patriarcato non esiste. Eh, sarebbe bello se fosse così, ma lo sappiamo tutti che in realtà esiste e che è politicamente corretto che alcuni invocano non c'entra un cazzo. Si chiama realtà. E atteggiamenti patriarcali nella nostra società ce ne sono ancora. Molto semplicemente, quindi non, da questo non si scappa. È curioso che due film che hanno incassato tanto quest'anno siano proprio di questo argomento, quindi Barbie e questo. Poi ovvio, questo ha un incasso ovviamente alto per il nostro paese, però non è da escludere che venga portato anche all'estero. Eh, se ci è riuscito Perfetti Sconosciuti, non ci può riuscire questo? Vedremo, magari ci fanno anche un remake, chissà, tutto può essere. Quindi un film che per quanto mi riguarda offre tanti spunti di riflessione, bellissimo il finale, bravissimi gli attori e le attrici, insomma, per me... Da guardare assolutamente se non l'avete ancora recuperato, perché magari siete diffidenti per il fatto che è italiano, per il fatto che il bianco è bianco e nero e cazzo e mazzi, sappiate che forse dovreste, non so, lasciare da parte il vostro pregiudizio e provare a vederlo. Potrebbe stupirvi, ve lo garantisco. Quindi, questo è quello che avevo da dire circa eh, c'è ancora domani di Paolo Cortellesi, titolo che peraltro ha un riscontro all'interno del film molto importante. Per cui fatemi sapere in un commento sotto cosa ne pensate voi, l'avete visto, non l'avete visto, lo guarderete, se vi è piaciuto ditemi perché, stessa cosa se non vi è piaciuto fatemi sapere, io vi abbraccio, vi ringrazio, grazie, venite tu fin qui, noi ci vediamo al prossimo vlog, se il film non l'avete ancora visto, se invece l'avete visto e volete sapere ogni uno specifico, gli sparerete tra 3, 2, 1. Allora, io innanzitutto ho apprezzato moltissimo il finale perché il film ti fa credere che lei voglia scappare con Nino, che vuole andare al settentrione. E quindi lei sembra che voglia andare con lui. Per cui vediamo questa lettera. Però già il fatto che, lui, che lei vedesse questa lettera io dicevo: Ma scusa, ci ha parlato poco prima. Perché serve una lettera? Non mi tornava quello. Quindi avevo intuito che forse c'era qualcosa di diverso, ma non sapevo cosa. <ride> Capiamo quando lei si mette in, in fila: Perché lei, tipo, il giorno che deve scappare muore il suocero. E lei si incazza e dice: 'Questo mi rompe i coglioni. Ed è uno stronzo da sempre deve rovinarmi anche questo giorno. Ma è possibile sta roba? Poi ci sono momenti comici come la vecchietta che snoccia il rosario e, 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 e Delia che dice a Ivano scusa Ivano ma chi è questa vecchia? lui che la guarda e fa ma che ne so la che lo bene mi ha fatto ridere che cazzo era questo eh? che era una cosa effettivamente che esisteva no? la vecchietta che magari era nel quartiere non la conoscevi e veniva a fare la veglia funebre e diceva ma questa chi cazzo è era capitato eh, era capitata una cosa simile eh, quando avevo avuto un lutto mi pare fosse la mia bisnonna che c'era questa tizia del paese lo so che non era gli anni 40 però in una realtà di paese un po' cristallizzata c'è questa signora che snocciolava i facciani ma chi è quella? mi aveva detto ma forse è una lontana cugina che sta qua nel quartiere non lo so io ero, ero lì e dicevo ma chi è questo? nessuno che capiva che fosse questa per cui è una cosa anche realistica per quanto tragicomica perché si sta parlando di un funerale di una veglia funebre quindi anche questa è una cosa che sdrammatizza il momento no? Eh, e lei quindi dice c'è ancora domani, che è il titolo del film per l'appunto. Quindi è un titolo duplice, può voler dire c'è ancora domani come dire c'è sempre speranza per il futuro o c'è ancora domani nel concreto di quello che sta accadendo, perché poi lei va eh, in questo luogo, io pensavo fosse la stazione, e in realtà sono le urne per votare. Ma c'è questa scena molto bella che, con la persona che dice toglietevi il rossetto, loro che togliono il rossetto per non macchiare la scheda e per la prima volta possono votare e cambiare quella realtà terribile. In cui vivono. E è bellissimo perché il marito scopre che lei sta andando a votare va lì per menarla, ma ci sono tutte le persone. E lei a testa alta sebbene col mento che trema, lo guarda come dire ormai ho votato, non puoi farci un cazzo. Lui desiste, va a casa, e noi sappiamo che probabilmente Delia verrà picchiata per quello che ha fatto perché è svanita l'idea che lei se ne vada con Nino. Però chissà, magari in futuro. Avrà il coraggio di andare, in un certo senso lo capiamo che lei lo fa anche per i figli. Lei ha fatto la cresta sui soldi suoi di lavoro. Cioè, lei dice a Marisa: eh, Ho rubato un po' di soldi. Lei dice, Ma rubato cosa? Sono soldi tuoi. Marisa è una donna che ha la fortuna di avere accanto una persona che non la, non la sfrutta, che non la, non la. però, ad esempio, quante volte avete sentito oggi, eh? non 70 anni fa, 80 anni fa, oggi, di donne che lavorano e passano tutto al marito in casa? Per me è inconcepibile io vivo con la Svet ma la Svet i soldi che guadagna mica li da me se abbiamo bisogno facciamo una spesa in comune si paga l'affitto e le bollette certo ma mica, mica io controllo i suoi soldi e mi dico dai a me per cioè il discorso del dai a me la busta che poi li metto in casa no quando c'è da metterle in casa te lo dico ti dico guarda dovremmo pagare l'affitto e mi dà lei la cifra ma non è che lei mi dà la cifra tutti i soldi e io li gestisco eppure ci sono ancora persone che fanno così eh, tu mi passi i soldi tanto servono per la casa e eh, ho capito io ne conosco tante eh, di persone messe così quindi purtroppo eh, io ogni volta che lo sento dico vabbè per cui è, è, è una realtà sicuramente più semplice dove certe cose erano più facili ma che nascondeva tante problematiche e infine ti fa vedere che ci sono uomini come Ivano che battono con un materasso la donna con cui stanno col padre che dice ma non la puoi picchiare ogni volta una volta ogni tanto. Ti ricordi a tua madre? Io non le facevo mai nulla e poi ogni tanto un carico di legnati. Io lì gli dicevo, vabbè, allucinante, perché sembrava, sembrava anche che il padre fosse più sensibile ai figli, invece era una merda peggio di lui. Uno dei motivi per cui lui è così, perché c'è la battuta del, ma sai è nervoso Ivano, ha fatto due guerre. C'è quella scena terribile di, loro, di lei, con lo sguardo vuoto, ha rannicchiato sul letto e scopriamo che sta facendo l'amore col marito, ma in realtà... Lei è completamente assente perché detesta fare sesso con quell'uomo. Lui dice scusa per ieri che tua è nata, ma sai come sono nervoso e lei eh, è fatto due guerre. E lui, eh sì, che è una scusa, no? La scena eh, di lei che viene picchiata, la prima volta che la vediamo viene picchiata tanto dal marito. Perché il film inizia con lei che si sveglia e il marito che le tira una, una sberla. Ma c'è una scena in cui viene proprio massacrata di botte. Non che la sberla singola non sia grave, eh. però per dire, la prima scena in cui vediamo proprio un, 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 lui che la picchia tanto. È bellissima perché diventa un ballo. Diventa proprio un ballo. E non ti mostrano lei che viene menata in quel momento. E poi c'è un'altra scena così con il flashback di loro due innamorati, e lui che poi piano piano iniziava a picchiarla per, per la minima cosa. Quindi è un film che ti mostra questa realtà, ma ci sono anche altre realtà. I futuri suoceri malmostosi pezzi di merda che si sono arricchiti sulla pelle degli altri, che credono di essere fighi solo perché hanno il baretto, che all'epoca era una cosa grossa, avere il baretto no? in, un, in un quartierino. E cosa succede? Succede che vediamo che il marito, quando la moglie prova a esprimere una, un suo pensiero, dice Ma te cosa vuoi parlare? Ma stai zitta. Taci. Che è una cosa che si sente anche oggi. Ma te stai zitta. Di certi uomini che vorrebbero che le donne stessero zitte come dei cucciolini, no? Ti fanno da mangiare, ogni tanto telescopi, no? Che carine. Ci sono uomini che fanno questi ragionamenti, ragazzi, sono molti di più di quelli che vorremmo ammettere. Eh? Sono molti di più. L'obiettivo di ogni uomo dovrebbe essere... Diventare migliori di quel tipo di persona lì. Se tutti si mettessero d'impegno, forse qualcosa cambierebbe. Però, eh, quindi, eh, c'è anche una cosa: il, il, il futuro marito della figlia di Marcella. Che a un certo punto c'è Delia che vede questa conversazione: lei che dice, Ma perché ti sei truccata così per andare al lavoro? Ma perché sai, io faccio per te, voglio essere bella, eh, ma io lì non ci sono. Allora fai che, fai che ti trucchi solo per me, hai capito? Diventa aggressivo. Lei, non, lei è ragazzina, non vuole rendersene conto, ma Delia ha capito che quello è un altro Ivano, e allora c'è questo ehm, soldato americano che eh, è grato a lei perché ha trovato questa foto. Che gli era caduta e lui vuole aiutarla in tutti i modi. Lei cerca di neanche parla inglese, cerca di spingerlo via finché non apprezza i suoi servizi e gli fa saltare in aria il bar dei futuri suoceri. Perché il marito dice Ivano: se non fosse per il bar mica gliela darei in sposa eh, Marcella a quelli lì. E allora lei tira fuori il carattere che ha sempre avuto, ma che le era stato represso, fa saltare in aria il bar. In modo da salvare la figlia. C'è questa scena con, la, con la, la figlia che le dice: Tu non fai mai niente, mamma. E lei tra sé e dice: Sì, lo dici te. Nessuno avrebbe mai sospettato che ci fosse lei dietro, potesse esserci lei dietro a quello che è successo. Eppure è così. Per cui, da questo punto di vista, lei è un personaggio molto forte che però non si ribella al marito per i figli, per la figlia. Lei aveva fatto per appunto la cresta sui soldi del, che, che, faceva, che, che le davano per lavoro. E a un certo punto, voleva, erano 8.000 lire che lei voleva usare, 8.000 lire per l'epoca erano un sacco di soldi, per il vestito da sposa. Lei non si sposa più, quindi le mette in busta e dice, mo con questi ci vai a scuola. Perché all'inizio e fine lei dice, io avrei potuto studiare, e il marito Ivano dice, no, io ho fatto studiare loro due, più, i figli più piccoli, perché sono maschi, e ce li hai te 2.000 lire per andare a scuola? No, io non ce le ho, quindi non ci vai. Con quei, con quei soldi lei sta preparando un futuro migliore per Marcella. L'ha tolta dalle grinfie di un uomo che l'avrebbe distrutta, così come Ivano ha distrutto lei. È un film, secondo me, che, seppur a volte semplifichi, semplifichi ti porta all'attenzione tante cose molto interessanti. Cioè, la scena del pranzo mi ha me messo un'ansia un incredibile, perché sapevo che sarebbe successo qualcosa durante quel cazzo di pranzo. Era ovvio che qualcosa sarebbe accaduto. E infatti è accaduto che loro hanno fatto una figuraccia dal punto di vista dei riccastri novelli, ma in realtà eh, loro sono solo gente umile. Però la scena col nonno, col, col, col suocero di lei, con il, il signor solo Torino che esce incazzato nero e dice «Oh, per una volta che si mangia bene non mi chiamate!» eh, Vede l'anello di finanziamento «Ma quello è un zircone di merda, è un pezzo di vetro!» Io lì stavo morendo perché dicevo «Mamma mia, che, che scena surreale!» Perché alla fine sono due famiglie diverse ma uguali, perché da una parte abbiamo dei burini arricchiti, dall'altra parte delle persone semplici che si comportano come tali, ma sono uguali, solo che gli altri fingono di non esserlo. E vediamo che l'altro futuro suocero, il padre del, del, del ragazzo o della figlia, è forse peggio del suocero. Perché finge di essere un uomo per bene, ma è esattamente una merda come l'altro. Ah, per nostra figlia l'uomo lo scelgo io! Tu devi stare zitta! Cioè, capito? Sono uguali, eh. Ivano e quell'altro sono identici, non cambia un cazzo, solo che l'altro fa finta di essere per bene. Ivano non fa neanche finta, è questo. Quindi, un film con tante scene molto suggestive che io comunque ho apprezzato. La fanella è fantastica, la cosa della Merciaia. Che tra l'altro, la Merciaia è l'attrice che interpretava la moglie di Battista in quel film che è diventato virale su TikTok per alcune scene: uno anzi due, è ritornata alla ribalta. L'ho trovata anche tutto completo su YouTube. Era quell'attrice lì molto brava. Per cui hanno preso anche un po' di caratteristiche romani, quello che interpreta Alvaro, il tizio che sta sul culo del signor Ottorino, ma che lui è convinto che per il signor Ottorino sia come un figlio, che è quello che scopre della sua morte. Anche tutto quel momento in cui sai che lei sta forse per scappare, ancora non sappiamo che vuole andare a votare, e arriva invece eh, Alvaro a dire è morto il signor Ottorino, perché lei lo scopre che è morto e dice vabbè lo dico dopo, così io prima fingo di andare a fare i lavori, faccio quello che devo fare e poi affrontiamo il lutto. Perché per lei è un impedimento? Lei non è dispiaciuta perché sia un attorino morto, perché è un pezzo di merda, quindi lei non riesce a tirar fuori la pietà, ma perché questo è stato uno stronzo e quindi non può piangere una persona del genere. E quindi, insomma, è un film secondo me molto, molto interessante e con tematiche importanti quindi questo è quello che volevo dire in maniera un pochino più specifica circa c'è ancora domani fatemi sapere con il contesto sotto cosa ne pensate voi se fate spoiler ancora tanto con server di il vostro commento così non lo vediamo finché non l'ha visto Io vi abbraccio vi ringrazio grazie mi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo